Davide di Audio Costruzioni. Ecco una bella coppia di diffusori ad alta barra altissima efficienza con componenti di alto livello. Parliamo di diffusori a tromba di generose dimensioni, dopo vi prendo il metro, vi faccio anche le misure esatte, tre vie, ok? E sono state costruite, diciamo, senza alcun risparmio, tutti con componenti di buonissima qualità, che ora vi vado ad elencare. Abbiamo tweeter a compressione italiani della Fital, ok? Vi dico il modello esatto perché me lo sono scordato, sono il Fital Pro FD371, sono, come dicevo, tweeter con la cupolina, veramente ottimi, hanno anche un costo molto elevato perché costano circa 150 euro cada uno, e hanno una buonissima efficienza perché sono 107 dB. Sono stati scatolati con questo, diciamo, contenitore molto molto bello, accattivante. Poi passiamo al medio. Le trombe sono state costruite su disegno Iwata, quindi top, diciamo, e il drive è un Altec, sono drive molto molto grossi, dopo ve li faccio vedere anche girati. Adesso vi dico il modello perché naturalmente con la testa che ho è il 292 8A, anche questo drive ad alta efficienza, mentre la sezione bassi sono state usate praticamente due scatole delle vecchie Klipsch La Scala con il suo altoparlante interno. Questa era una serie professionale della Scala da 15 pollici, quindi abbiamo una efficienza sicuramente oltre i 100 dB, facili facili da pilotare, vanno bene con tutto se avete dei transistor. Ecco, l'unica cosa, soprattutto per il medio, non è che riesca a reggere potenze elevate, cioè se avete degli amplificatori che magari superano i 200 watt sono sconsigliati. Naturalmente la sua morte è un bel valvolare, che sia un single ended di 2 a 3 di 300B, viene fuori davvero davvero tante belle cose. Sono diffusori impegnativi come dimensioni, sono stati verniciati, li ho fatti verniciare in carrozzeria, che hanno fatto un capolavoro, questo blu elettrico con il sotto nero è un laccato ma non proprio lucido lucido, è un semi lucido, e poi gli ho fatto fare le basi che sono in MDF nobilitato, molto belle di alto spessore, con le ruotine sotto, quindi possiamo anche spostarle. Il filtro, dopo ve lo faccio vedere, è esterno, anche lì hanno usato componenti di altissimo livello, e il risultato è dei diffusori veramente notevoli. Qual è il loro punto forte? Assolutamente le voci, il jazz, il parlato e tutto quello che è molto, come posso dire, delicato, viene riprodotto in maniera veramente strepitosa. Come anche chi conosce l'Eclipse, soprattutto la Scala, il modello La Scala, sa, il basso non è un basso potentissimo, è un basso presente, veloce, ma non, diciamo, rimbombante, ecco, chiamiamolo così. Io le ho ascoltate prima, le ho ascoltate con Luxman, insomma, veramente danno delle belle sensazioni. Ora stacco tutto e ve le faccio vedere anche dietro perché sono i molto molto interessanti da vedere. Spero di non fare disastri. Ok. Provo con queste che forse mi viene meglio. Sì, altamente meglio. Adesso stacco il coso, il cavo. Ecco,
ve lo faccio vedere un po' così, ecco, vedete, il 292 8A da 8 ohm, guardate che razza di drive che è, e come potete vedere il filtro è esterno, tutto con componenti selezionati. Qui addirittura anche il twitterino è stato preso con una barra filettata, con un perno, quindi bloccato bene nel suo contenitore, e all'interno il woofer. Questo è quanto, spero vi piacciono, un saluto da Davide di Audio Costruzioni.